Quindi l'idea è questo ragazzo era, essendo una persona che viveva nel mondo, era pronto per cogliere l'occasione del sanatorio di Davos e cambiare vita, aprirsi, uscire da uno schema. Nella prospettiva della, questo invece è Thomas Mann, nella prospettiva della non oggettività del reale, il disagio è un'utile indicazione per farci prendere coscienza di aver introiettato credenze limitanti. Ciò di cui non siamo consapevoli trova il modo di esprimersi nella realtà, così che finalmente lo possiamo vedere. Vedete, qui è interessante perché questa è invece proprio un'intuizione che non è facilmente trovabile, questa formulazione. Il disagio ti fa vedere ciò che non vedevi. Che è una cosa, è proprio la condizione del conoscere ed è di questo che vi voglio parlare. Vi ricordate, vi ho letto all'inizio che Ricoeur dice c'è un'evoluzione. Allora, la prima domanda che uno può farsi, ma come mai la melanconia generata dalla bile nera, a cui è seguito il furore romantico dell'intellettuale e anche prima il fatto che l'inquietudine dell'intellettuale greco, il furore romantico del poeta e infine Hans Castorp, è sempre la melanconia. Nessuno ha sentito il bisogno di dire no, ma quei deficienti che parlavano di melanconia, non è melanconia, no, è sempre melanconia. Quindi c'è un mutamento di interpretazione, ma al fondo c'è qualcosa che ha continuità. E allora, io ho avuto sempre nel mio bagaglio, ho dedicato gli ultimi 10 mesi della mia vita a lavorare su un libro di un filosofo francese che si chiama Michel Serre, che in italiano ha un titolo demenziale. Pensare che un editore serio come Blatti Berenghieri traduce Non è un mondo per vecchi, un libro che si chiama Petit Pousset, che la cui traduzione è pollicina, e infatti in americano e in inglese si chiama Tambellina, come è giusto. Noi invece l'abbiamo chiamato, facendo uno strano riferimento ai fratelli Cohen, che non c'entrano niente, mentre è proprio dedicata a Pollicina perché è dedicata alla giovane millennials che digita con i pollici sul telefonino. Quindi, in questo libro Serre cita, ma come scenario del suo ragionamento, della sua osservazione delle ragazze e dei ragazzi di fronte alla rete, dice: il digitale è la terza rivoluzione dolce dopo la scrittura e la stampa. Sono rivoluzioni dolci perché non cambiano niente di fisico. Cos'è che fanno? Trasformano il rapporto dell'uomo con il sapere. Prima della scrittura, il sapere era là, c'era qualcuno qui in mezzo che ce lo trasmetteva. È chiaro che in un mondo che così è ordinato, chi brama di sapere è malato. Perché non c'è niente da sapere, c'è solo da ascoltare quello che da su ci viene mandato giù. È vero che già a quell'epoca c'era l'ermeneutica ebraica che proponeva un'altra chiave di lettura e chiamava il fedele all'interpretazione, ma non era nel mainstream e anzi i pensatori, i talmudisti del Medioevo, una delle cose che hanno fatto è liberare la religione ebraica e la sua ermeneutica dalla deviazione che gli dava nei greci, perché i greci stavano introducendo una sorta di interpretazione, una canonizzazione della Bibbia. Invece i talmudisti riescono con uno sforzo veramente notevole a dire no, la religione ebraica non ha una interpretazione canonica, perché il rapporto è con la parola di Dio e non con il sapere,
e il sapere si genera nel rapporto tra il libro e il mondo. E siccome il mondo cambia ininterrottamente, noi siamo in ogni istante richiamati a interpretare. Quindi c'era già. Però questa era non nel mainstream. Il mainstream era invece che c'era. E quindi chi voleva conoscere era malato. Si capisce anche perché i grandi filosofi greci offrono a Marsilio Ficino la possibilità di considerare già liberata la malinconia dalla bile nera, perché loro ci mettono dentro qualcosa per salvare il loro ruolo. Anche perché sennò rischiavano, come sapete, di fare la fine di Socrate. Cioè, chi voleva uscire dal mainstream non andava bene. E quindi, ma in mezzo cosa c'è? C'è la scrittura. Cioè il sapiente si viene legittimato perché scrive. E comunque ciò che ha scritto è lì. Non c'è più un'unica sorgente del sapere, quella che arriva da Dio attraverso i sacerdoti. Può scrivere anche Platone i dialoghi di Socrate. E essendo lì, ha una legittimazione. Non c'è, finché parlava solo, cioè uno che predicava senza scrivere, non si offriva all'interpretazione, mentre invece il pensatore, il filosofo greco, ha questa cosa che si offre alla lettura. Non a caso, poi c'è tutto il problema di cos'è la pagina scritta rispetto al trasferimento, però il problema è che mette una cosa lì. Ed essendo lì non può più essere denegata. E quindi apre la possibilità di dare un'altra interpretazione. Naturalmente, finché c'è solo la scrittura, il numero di persone sono veramente poche. Siamo a qualche mano di persone che costituiscono il sapere. Non c'è nessuna democratizzazione, c'è una rottura di un monopolio, ma siamo in un oligopolio del sapere. E il dibattito è tra loro, è difficilissimo per uno qualunque. La stampa è un cambiamento radicale. Vedete, la stampa è una storia affascinante perché pochi hanno notato che non c'è, prima del computer, non c'è nessuna tecnologia inventata in 2000 anni dall'uomo, che diventa tecnologia usata in meno di una generazione. Cioè i primi libri sono prima del 500. Cioè quando uno l'ha inventata, dopodiché si fanno i libri. E quando arriva uno come Manuzio, che è un genio del marketing, del commercio, del prodotto, che ha progetti culturali, eccetera, lui non solo del libro fa un prodotto che circola in Europa alla grande, per cui Erasmo da Rotterdam prende e va da lui con 7 libri pronti, 10 da fare, dice sono qui, facciamo. Per darvi l'idea di questo, da Rotterdam va a Venezia, cioè non era mica un viaggetto, si rischiava anche che qualcuno ti facesse del male. Ma in più, 10 anni dopo aver aperto la sua casa, inventa il tascabile. Cioè inventa un libro che tieni in mano. È una cosa talmente d'impatto che alla mostra su Manuzio, che hanno fatto a Venezia l'anno scorso, c'era uno dei tabelloni esplicativi, diceva 5 o 10 anni dopo che ha fatto che è uscito il primo tascabile, più o meno la metà dei ritratti fatti dai grandi artisti, di gentiluomini di ogni città d'Italia ed Europa, vedevano la persona con in mano il libro tascabile. E a me mi ha subito fatto ricordare quando è uscito l'iPad, che tutti quelli che l'avevano avuto su, che erano corsi, avevano fatto la lotta, avevano ottenuto uno dei primi, tu li trovavi anche in bagno, avevano l'iPad in mano e uscivano e ce l'hai visto cosa c'ho? Cioè, una roba, la stessa cosa. Però, vedete, questo entusiasmo era legato al fatto che il tascabile libera il libro dalle biblioteche.
c'era ancora un'architettura del sapere che limitava ad alcuni. Perché? Perché il libro doveva essere scritto e andare nelle biblioteche, quindi non potevi mica fare come con il mio libro, che me ne stampo uno. Doveva comprartelo qualcuno che aveva una biblioteca, quindi doveva essere accreditato, se no mica ti metteva nella biblioteca di un monastero, di un palazzo. Il tascabile è tutta un'altra cosa, la gente se lo compra. Tant'è vero che c'è una nobile, mi ricordo più se romana o veneziana, che dice però mannaggia, sti tascabili anche nella versione economica sono cari, troppo cari. Perché avevano subito capito che se avesse ridotto il prezzo si allargava ulteriormente. E poi la storia del libro è questa. La storia del libro è la storia del concetto di autorialità rispetto a quello che ci interessa. Cioè non è più il filosofo, il sapiente, i dieci ogni secolo. No, è tutti possiamo essere autori. E il numero degli autori si moltiplica, i libri affrontano gli argomenti più diversi. Per esempio Manuzio fa un libro che molti hanno, di cui molti hanno parlato, ma pochi hanno visto, alla mostra di Manuzio c'erano tutte le pagine appese al muro, che è l'Ipernectomia Polifili, che è un libro bizzarro, totalmente pieno di magie, ma di una bellezza compositiva. Tutte le pagine fanno... C'è una copia qui in Ambrosia. Immagino, sapete anche voi? Beh, ecco, allora andatela a vedere qua, perché vi garantisco che è un libro che se adesso facessero un libro così, noi rimarremmo estasiati. Perché ogni pagina ha un formato, una modalità di essere composta diversa. E il senso è anche dato da queste cose qua. Va bene, ma non è di questo. Allora, quindi cosa avviene? Che il sapere diventa il sapere degli autori, è il sapere dei romantici. I romantici sono lì per scrivere libri. E questo cercano di fare con tutte le tensioni, perché l'autorialità è un'operazione complessa. E chiunque ha scritto lo sa. Scrivere un libro ha un... È una cosa terribile, perché a un certo momento devi lasciarlo. Tu sei lì che continui ad accarezzarlo, lo rileggi, cambi una parola, poi ci aggiungo una noticina qui, a un certo momento quando lo lasci è uno stato di grande tensione. E il libro ti si rivolta contro, perché la gente lo legge e ci legge quello che vuole. Per credere, anche se forse c'è un po' di imbroglio e di ipocrisia, leggete Walter Siti che ieri ha detto ma io non avevo pensato, in verità ha detto una cosa che è un uomo confuso, perché ha detto non ho voluto fare un libro che era un peana alla pedofilia. Penso che Milani avesse dei pensieri pedofili, non si capisce bene, e l'ho dedicato a lui per questo. Però quello che voglio dire è che sicuramente ormai il libro gli si rivolta contro. E c'è questa cosa che tutti gli autori, anche gli autori delle opere come le mie, saggi scientifici che ne leggono poca gente, hanno questa speranza sempre di potersi mettere sulla spalla di tutti quelli che leggono il loro libro e dire no, qui non è così, la mia interpretazione è diversa, non hai capito niente. Quindi questa è la ragione per cui c'è ancora un furore drammatico. Il digitale, che è la rivoluzione che abbiamo adesso, la stima di un anno e mezzo fa è che in rete ci sono 10 alla 24 bytes, quindi 10 seguiti da 24 zero, ma probabilmente siamo già a 10 alla 20, a 100, quindi uno zero in più possiamo aggiungere, ma un numero veramente impressionante. E questi sono lì alle portate delle nostre dita, senza mediatori. Che non è né bene né male, ma è senza mediatori. Io, partendo dal libro di Sero, ho fatto una riflessione, e con questo concludo il mio, sì, sono giusto, che è quello di, ma cosa conosce Pollicina che ha questo accesso senza mediatori? Lui dice, è nuda di fronte alla rete e ha tutta la conoscenza del mondo sulla punta delle dita. E naturalmente lui è consapevole, come chiunque, che è una condizione pericolosa,
Perché? Perché se uno poteva essere condizionato da un autore del libro particolarmente affascinante, tutti sappiamo che in rete si possono trovare quelli che dicono che i vaccini non fanno bene, quelli che ti puoi curare guardando il cielo, pensa intensamente a tua mamma e ti va via il cancro. Cioè, le fesserie del mondo sono tutte e il contrario di tutte. E quindi avere questo accesso, devi avere una grande capacità di giudizio, ma il problema è che i maestri non ci sono più, perché non sono più i mediatori. Pollicina accede alla rete in tre situazioni. La prima è per avere un'informazione, come quando a tavola o in un salotto uno dice «Sì, quel film con Alberto Sordi!» e una volta tutti sì, e all'improvviso uno che era il più bravo dice «Vai!» Quello, il medico della mutua. Ah, bravo, sì, quello. Adesso non è più così, adesso c'è uno che subito, trac, di solito è il più giovane, e dopo 5 secondi dice il medico della mutua. Quindi in questo caso avere tutta la conoscenza vuol dire che le informazioni le trovi. Ma vedete, non c'è creazione di conoscenza. Perché non c'è l'ascolto. Trovato il nome, e infatti dopo lo dimentichi, hai bisogno di se due giorni dopo deve rifarlo, probabilmente deve tornare a guardare. Il secondo è quando uno vuole avere un'opinione informata, apparentemente informata. C'è il problema del TAP, che noi qui a Milano non sappiamo neanche bene cos'è. Però dobbiamo prendere una posizione. Cos'è il TAP? Il TAP è il gasdotto che arriva. Allora, cosa fa oggi Pollicina? Noi leggiamo i giornali e poi ci rimane il dubbio. Ma Pollicina va e siccome può navigare in rete, a un certo momento pensa, ne so abbastanza, ho un'opinione informata. Dopodiché, siccome non c'entra niente col TAP, anche lì non è che conosce qualcosa, ha l'opinione informata. Crede di poter dire, io sono a favore o contro il TAP, credendo di sapere. Ma non cambia nulla nella sua vita. Poi c'è invece il caso interessante, ed è il caso in cui Pollicina spesso, anzi generalmente assieme ad altri, accede alla rete perché sta facendo qualcosa. Il simbolo di questo sono quelle figure di cui oggi che vengono chiamate i makers. I makers costruiscono delle cose usando tecnologie, software, hardware, eccetera, e per farlo devono trovare gli ingredienti, le regole, i modelli che servono per realizzare. Io avevo la figlia di un mio amico che è nata senza la mano e un giorno è arrivata da suo papà e gli ha detto, ho deciso, mi faccio la mano che mi va bene, perché quelle che gli offrivano i medici alla ASL gli sembravano non buone. Quindi lei sapeva che mano voleva e il mondo di oggi consente a Pollicina di dire, mi voglio fare la mano e me la faccio. Naturalmente non è che sapesse quando l'ha deciso che se la voleva fare, quindi accedendo alla rete, ma anche accedendo agli amici che ha coinvolto nel progetto, che alcuni sapeva, alle volte anche accedendo a sapienti, perché questo è il problema. Ci sono dei saperi in cui anche che se vi accedi mica li acquisisci. Cioè se uno dice adesso mi metto, devo capire come funziona la fisica quantistica, o il pensiero di Heidegger, e dice vado in rete, non è che possiamo io non scommetterei sul fatto che lo acquisisce, scommetterei che non lo acquisisce. Se però quando vi accede in rete può aprire una conversazione con persone che lo conoscono, eccetera, può e come, è la cosa. Cioè l'aspetto affascinante è che il mediatore, il famoso, il professore dell'Ottocento, oggi è il mediatore collettivo, è il fatto che lei non è da sola, che c'è qualcosa da fare. È quello che la costringe a sapere. Perché vedete, se non capisce niente di cos'è il TAP, non cambia mica la sua vita. Lei crede di averlo capito, non c'ha nessun criterio, ma se deve costruire la mano, se non ha capito, la mano non funziona. Non so se è chiaro. E quindi il fatto che ha qualcosa da fare la rende obbligata a conoscere. E naturalmente ha bisogno di costruirsi anche la rete sociale che faccia da mediatore collettivo.
Questa è la grande opportunità che offre il digitale. Ma vedete, questa grande opportunità dice che ormai la melanconia è totalmente liberalizzata. Tutti gli uomini sono chiamati alla malinconia. Una pollicina non melanconica non solo non guadagna nulla dall'accesso al digitale, ma è ancora più povera del giovane Castorp che aveva fatto l'università, ingegneria, eccetera, perché non ha neanche un sistema di valori che gli viene trasmesso, che corrisponde al suo modo di vita. Quindi in verità è a disagio perché il mondo non le appartiene e non è in grado di operarvi dentro. È in grado di operarvi dentro solo se questo mondo che non le appartiene lo trasforma in una capacità di lettura di ciò che nel mondo che non le appartiene va oltre quel mondo ordinato che altri vi vedono. Cioè se è un attore della conoscenza. Quindi siamo in una situazione in cui il disagio diventa la condizione necessaria per vivere. Ma per questo dobbiamo, e con questo chiudo, rinunciare a pensare che questo è un mondo che va male perché gli altri sono cattivi e assumerci pienamente le nostre responsabilità. Dobbiamo viverla sta cosa, è una grande opportunità, come dice Nietzsche. Quell'inquietudine è la nostra chance. Grazie. Bene, grazie davvero Giorgio per la registrazione. Grazie davvero Giorgio per la consueta originalità e le sfide, le rotture che lanci. Ancora una